Nei primi 15 giorni di novembre, sarò più preciso settimana prossima sulla data precisa perché i docenti mi stanno un po' scappando. Tutto qua. Grazie della pazienza. Grazie Alessandra. Benvenuti, siete sempre numerosi e questo mi fa sempre molto piacere perché vedervi vuol dire proprio una partecipazione. Devo dire, Alessandra, che lo slogan è azzeccatissimo. Il sapere, la conoscenza apre le menti, è assolutamente azzeccato per chi sceglie di venire qua, per chi sceglie di ascoltare i corsi e quindi vuole, diciamo, crescere in quel tema a cui tiene di più o che gli può servire per il lavoro o per la vita personale. Ecco, il corso di educazione finanziaria ha molte valenze, è diciamo multifunzionale, può avere una valenza personale, quindi per andare a crescere, per sapere fare le opportune valutazioni nell'ambito personale della finanza e anche per eventualmente all'interno di un luogo di lavoro dove magari non ci occupiamo direttamente di finanza, ma magari è trasversale alla nostra funzione, ai nostri compiti e quindi anche comprendere qualche concetto in più non fa male proprio per la nostra apertura mentale. Noi parleremo di finanza, ma in senso ampio, non parleremo solo di investimenti, sì, anche di investimenti, ma prima di tutto parleremo del concetto di cos'è il risparmio, di quello che è la pianificazione. Parleremo di cosa vuol dire prendere delle decisioni di debito, perché l'educazione finanziaria serve anche per comprendere i rischi che noi corriamo quando decidiamo qualcosa nel mondo della finanza, che non sono solo i rischi di perdere soldi, ma anche i rischi di indebitarsi troppo. Quindi questi sono i concetti, sono alcuni, ve ne faccio alcuni esempi perché spesso non si pensa, quando si parla di educatore finanziario, di cultura finanziaria, si pensa subito all'investimento. In realtà è un concetto molto più ampio, perché noi dobbiamo iniziare a pensare a cosa vogliamo realizzare nella nostra vita con i nostri risparmi, col sacrificio che facciamo con i nostri risparmi. Quindi io vi invito a partecipare al mio corso. È un corso che solitamente è molto interattivo perché ci si scambia anche dubbi, ma soprattutto qualcuno parla anche di quello che può essere stata una situazione che ha vissuto. Magari io faccio sempre degli esempi e parlo sempre di casistiche che ho vissuto nella realtà e quindi vi aspetto numerosi. Spero proprio che vogliate crescere nell'ambito dell'educazione finanziaria. Grazie.